Ragazzi, qui Zampetti e oggi sono qui con voi per un commentary di una carica nucleare che ho preso in una partita di dominio con l'M4 come accessorio. Avevo Mirino Red Dot, mi sembra, perché era da poco che usavo l'M4, quindi non avevo tutti gli accessori. E allora, questa partita è abbastanza buona, mi sembra si concluda con 33 uccisioni, 3 morti se non sbaglio. E i bonus, come potete vedere, sono sempre quelli, ossia Sciacallo Pro, Potere Arresto Pro e Mira Stabile Pro. Ora qui cerco di fare la tripla, se non di più, ma non ci riesco, quindi me ne vado subito e non insisto. Poi, allora, dovevo... Ah sì, la carica la prenderò circa in 6 minuti, quindi diciamo abbastanza rapida. Allora, approfitto anche di questo video per dirvi che tra... oggi che giorno è? Oggi è il 13, che tra... in questi 3 giorni prima del 13 ho fatto circa 5 cariche nucleari. E vi dico le armi con cui le ho fatte. Allora, ne ho fatte prima di tutto 2 su PS3. E le altre mi sembrano tutte su 360, ma le ho fatte una con la K47, un'altra con lo SPAS, una con il FAMAS, questa con l'M4, vabbè, e poi l'ultima che non me la ricordo, vabbè, e comunque questa come vedete la sto commentando da solo, ma le altre ho intenzione di farle in dual commentary con persone che saranno disponibili per fare questo commentary e penso usciranno abbastanza presto, ecco, diciamo una ogni 3 giorni, giusto per vedere se vi piacciono questi tipi di video. E poi volevo farvi una richiesta, ossia se avete qualche classe da consigliarmi per fare delle cariche nucleari, scrivetela, io sarò felice di provare a farla. E adesso avevo in progetto di farne altre con le armi che mi restano, ossia l'F2000, il Vector, il P90, non so l'UMP, se avete piacere di vedere una carica fatta con l'UMP, io ve la faccio, non c'è problema se ci riesco. E poi con l'M93, se volete posso provare a farne una con una pistola a vostra scelta, anche se la vedo dura. E sì, già, poi dovevo dirvi di importante che ultimamente mi sono arrivate diverse richieste per entrare in alcuni clan. Però, ragazzi, io sono già stato in diversi clan che alla fine si sono sciolti tutti oppure sono uscito io. E c'era stato sempre da fare delle litigate assurde, quindi non ho più voglia di arrabbiarmi con queste persone, quindi ho deciso di non entrare più in nessun clan, anche perché gioco con i miei amici di scuola oppure con i componenti del clan Reza, quindi voglio dire, ho sempre qualcuno con cui giocare. E poi ecco, qui arrivo all'Harrier. E poi cosa volevo dire? Ah sì, che mi sono arrivate sempre alcune richieste per fare da editor, per fare da editor, solo che scusate. Solo che io, oltre che editare per me stesso, edito per altri 2 miei amici, quindi non avrei tempo di stare dietro a tutte le richieste che mi vengono fatte, quindi non accetto richieste di edit e poi non faccio sub for sub, l'avevo già detto in uno dei scorsi video, però continuano ad arrivare richieste di sub for sub. E poi allora, parlando un attimo della partita, ecco qui arrivo il supporto. E ultimamente quando uso il supporto metto sempre la sensibilità media perché riesco a controllarla meglio che a 10, perché cioè è un po' più lenta, mi ci trovo meglio. E comunque la mappa, vabbè, la mappa è Gryze, non è che abbia bisogno di presentazioni, però molti miei amici dicono che sia semplice fare una carica qua su Gryze, ma personalmente non mi piace molto. Non mi piace molto perché, ecco, come potete vedere anche in questo caso, i nemici in genere tendono a chiudersi tutti nei palazzoni e quindi non si riesce a fare nemmeno una kill. Infatti non so quante me ne mancano, ma me ne mancano parecchie, ora mi toccherà farmele tutte andando in giro con l'M4. La mappa se no è buona, vabbè, per fare trickshot o trickscope per Reza Fiuzza questo. E poi niente, cosa volevo dirvi?
Ah sì, che personalmente per fare cariche nucleari mi trovo, cioè, molto più semplice su PS3 a mio parere, perché avevo fatto, ecco, 4 partite, in quelle 4 partite avevo già chiamato due cariche, vabbè che usavo armi forti, però non lo so perché, ma mi sembra molto più facile chiamarle lì che su 360. Poi su 360 bisogna stare sempre un peletto più attenti, a parte per i napi che ci sono a volte con RPG e armi del genere, però non lo so perché, però ecco, ho trovato questa differenza. Ah, poi volevo dirvi che al momento non ho alcuna clip per il montaggio, perché da quando ho pubblicato quello, per sbaglio, perché come ho scritto anche nella descrizione l'avevo messo come video non elencato, però mi sono sbagliato, a quanto pare l'ho messo come pubblico, oramai tutti l'avevano visto, quindi l'ho lasciato. E poi ecco, non ho nessuna clip perché sono stato sempre impegnato per registrare queste cariche nucleari. Ora ho intenzione di, ecco appunto, appena finito di fare tutte queste cariche con le armi che mi mancano, di ricominciare a registrare clip per fare questo montaggio che uscirà a questo punto non so quando. E niente, vi lascio quello lì, la preview, che adesso in pratica sarebbe diventato il montaggio vero e proprio, che già in molti hanno visto. Sono stato contento perché è arrivato a 15 mi piace, ecco qui vedete, chiamo la carica. E la partita ormai sta per finire, quindi io vi lascio e ci rivedremo appunto con le prossime cariche che penso di pubblicare nei prossimi giorni. Va bene ragazzi, io vi saluto, ciao da Zampetti!